Entrare nelle scuole per dire ai giovani quanto sia più sana una vita lontana da vizi legati a fumo e alcol è l'obiettivo della LILT e sono 1000 gli studenti interessati ogni anno da questo progetto. Contro il fumo e contro l'alcol, Città Arcobaleno, l'iniziativa di prevenzione promossa dalla LILT, la sezione provinciale di Parma, in collaborazione con la facoltà di psicologia e il provveditorato agli studi, rivolta agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado del territorio. E si occupa prevalentemente di prevenzione all'uso di tabacco e alcol nelle scuole elementari, medie e superiori. E, come dicevo prima, da anni lo stiamo portando avanti attraverso l'uso di molteplici linguaggi e in maniera anche multidisciplinare, nel senso che sensibilizziamo gli insegnanti nelle scuole, sensibilizziamo le famiglie, abbiamo i tirocinanti che sono bravissimi a parlare con i ragazzi di poco più grandi, più piccoli di loro e soprattutto abbiamo gli psicologi e i medici che si interfacciano con loro. Qual è il modo più efficace per spiegare loro che fumare e bere alcol fa male? Dunque, il nostro approccio con i ragazzi non è di tipo prettamente medico, cioè noi non presentiamo statistiche, non diciamo che fumare fa male, non fumate. In realtà noi ci approcciamo in maniera molto più vicina, con dei modi più vicini a loro, come per esempio può essere una presentazione PowerPoint o dei giochi online interattivi in cui presentiamo il problema e cerchiamo di spiegare loro che una vita sana è migliore e ci rende migliori. Oltre 1000 gli studenti a cui ogni anno è rivolto il progetto.